Ciao a tutti, volevo condividere alcuni aspetti di cultura generale che sono importanti nel bagaglio di ogni trader. Ogni domenica sera noi assistiamo alla trasmissione del Prof. Angelo, nella quale lui ci parla dell'inflazione e dello strumento principe che sta portando inflazione, il crude oil in questo momento. Come funziona il crude oil? Perché noi abbiamo delle scadenze tecniche ogni mese. Circa il 20 del mese, e ricordiamoci per esempio cosa è successo il 20 aprile del 2020, quando durante la scadenza tecnica ci sono stati dei movimenti estremi che lo hanno portato sotto zero. Questi movimenti, in misura pur minore, avvengono spesso quasi ogni mese, perché poco prima delle scadenze tecniche chi è forzato a chiudere le operazioni contro trend in essere non fa altro che estremizzare il movimento in atto. Sul grafico a sinistra vediamo un grafico del crude oil a 4.000 volumi. Sulla piattaforma in alto a destra vedete già che io ho messo il grafico del crude oil, ma anche l'open interest della scadenza di dicembre e quella di gennaio. Il grafico dicembre scadrà appunto il giorno 19 di questo mese e invece il crude oil gennaio scadrà il 20 dicembre. La scadenza appunto è un mese prima. Cosa ci aspettiamo per questi giorni? Sulla destra vediamo un supporto settimanale importante in area 79-60. Siamo ancora a inizio settimana, quindi questo dovremmo vedere a fine settimana cosa succede. Ma la cosa importante che ci aspettiamo è, negli ultimi giorni il movimento del trend è stato ribassista, attenzione eventuale estremizzazione del movimento in essere. E sul grafico invece a sinistra, intraday, un grafico settato a 4.000 volumi, lo settiamo ancora sulla scadenza di dicembre, perché possiamo vedere che ancora i volumi maggiori sono sulla scadenza in essere, mentre l'open interest, cioè i contratti aperti in generale, sono già passati alla scadenza successiva. Fino a quando, per ancora 1 o 2 giorni, il mercato traderà di più la scadenza di dicembre, il grafico a volumi sarà più interessante con questa scadenza. Quindi mi raccomando, attenzione alle scadenze tecniche e ai movimenti estremi poco prima appunto della scadenza stessa. Questo avviene anche su altri future, sulle scadenze ad esempio del Bu Stoxx, volatilità, delle opzioni sull'Eurostoxx 50 mensile, quindi a 30 giorni. Grafico a destra, un grafico 4 ore che ha avuto, con il super trend, ha avuto 8 segnali molto interessanti di trend, e noi sappiamo che la volatilità è inversamente correlata con l'andamento dei mercati azionari europei. Questo perché sappiamo tutti che volatilità al rialzo è associata a movimenti di panico e quindi a ribassi dei mercati, invece quando la volatilità è in calo, i mercati salgono, magari come in questi giorni salgono poco, con dei movimenti di piccolo range. Cosa sta succedendo in questi giorni? Mercoledì scadrà il Bu Stoxx novembre. E noi vediamo che dopo il finto tentativo di andare al rialzo è tornato in rosso. Quindi, se da qui a mercoledì mattina il Bu Stoxx dovesse chiudere basso attorno ai 16, questo potrebbe portare nuovi movimenti rialzisti anche a massimi storici sul DAX. Al contrario, ricordiamoci che il lunedì e martedì della pre-scadenza tecnica del Bu Stoxx abbiamo visto sempre movimenti interessanti. Movimenti del 7-10% di salita della volatilità invece porterebbero a movimenti ampi ribassisti sui mercati. Quindi abbiamo 2 giorni interessanti per vedere i movimenti finali del Bu Stoxx di novembre, e poi passeremo a guardare il 4 ore scadenza dicembre. Per finire, volevo porre l'attenzione su un grafico di lunghissimo periodo, l'S&P 500 settimanale. Mettendo un canale errore tipo con il grafico normale, il canale è già passato molto oltre. Quando ci sono dei movimenti così ampi, si usa invece un grafico logaritmico che tiene conto delle variazioni così sostanziose che ci sono state in questo arco di tempo così lungo. Se addirittura mettiamo questo canale errore tipo, vediamo che siamo nella parte altissima di questo canale stesso. Questo naturalmente non è un segnale di ribasso, ma è un segnale di attenzione che il mercato è molto molto tirato, quindi da un punto di vista di investitore di lungo periodo non è sicuramente il periodo migliore per fare scelte di lungo periodo. Se io invece mettessi questo canale errore tipo sul grafico, sui minimi del 2011 o del 2009, addirittura sarebbero già inferiori, saremmo un pochettino in overshooting, cioè questo grafico non è che ci sta dando un tetto come super trend che non può superare il mercato, può anche andare in overshooting. Ci sta dicendo di lunghissimo periodo, attenzione, il mercato è
sopravvalutato, però non è esclusa ulteriore accelerazione da qui a fine anno a livelli ancora più estremi. Quindi qualsiasi valore estremo che vedete non utilizziamolo come segnale per andare a ribasso, ma solo attualmente come segnale di attenzione. Poi cercheremo dei segnali oggettivi, magari su time frame minori, per provare eventuali operazioni ribassiste quando ne capiterà l'occasione, senza anticipare. Buon trading, con prudenza, alla prossima. Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non garantiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. L'81% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l'elevato rischio di perdita. Le opzioni e i certificati sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite e superare anche l'importo investito. Le perdite dei clienti professionali possono eccedere i loro depositi. Lo spettatore pertanto esonera questo webinar e chi lo ha prodotto, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione, team visionforex.info. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.